Presidente Serracchiani, la via del ferro, la via della rotaia è qui nel porto di Trieste. Beh, oggi abbiamo avuto l'occasione di poter mostrare fisicamente al ministro quello che Trieste racconta già da tanto tempo e lui stesso fa quando gira l'Italia, cioè la possibilità di togliere dalla strada i TIR e di metterli sulla ferrovia, quindi quella che definisce il ministro Del Rio la cura del ferro. Qui si può fare, si fa direttamente dentro il porto e tra l'altro lo abbiamo fatto senza nuove infrastrutture, ma semplicemente utilizzando le infrastrutture già esistenti e adattandole a queste nuove sfide. È un risultato davvero straordinario che il ministro ha potuto vedere personalmente. E quel sistema di rammendo di cui ha bisogno tutta la piattaforma logistica del Friuli Venezia Giulia? Esatto, proprio utilizzando il termine che spesso mi è caro di Renzo Piano, stiamo rammendando l'esistente, non ci stiamo inventando nulla, non stiamo facendo infrastrutture grandi e diverse o nuove, ma stiamo mettendo insieme tutto quello che già avevamo. Poi ci sarà il tempo ovviamente per fare anche nuove infrastrutture necessarie, ma questo è il momento nel quale mettiamo in ordine tutto quello che abbiamo. Non è banale dire ancora oggi che effettivamente il Friuli Venezia Giulia è una piattaforma logistica per l'intero nostro paese. Beh, come è stato spiegato al ministro, noi stiamo recuperando traffici. Oggi la notizia straordinaria di Trieste, primo porto italiano, è il frutto di questo lavoro che stiamo facendo. Sono aumentati tantissimo i treni che vanno verso il centro nord Europa e ora per la prima volta andranno anche verso l'interporto di Novara. Stiamo aprendo nuove rotte, stiamo aprendo nuovi traffici e soprattutto stiamo facendo quello che è caro all'Europa e anche all'Italia, e cioè la cosiddetta cura del ferro, mettendo in connessione i nostri porti. Questo è il porto più importante. Primo porto d'Italia, dati di oggi, regione, autorità portuale, comune, però stanno lavorando per un ulteriore rilancio dello scalo, servono spazi e infrastrutture. A livello locale sta lavorando, come il governo può sostenere questo tipo di ulteriore rilancio? Beh, noi siamo al fianco delle autorità locali e governiamo appunto dal Ministero tutte le attività, la sicurezza, e promuoviamo insieme alla Regione, insieme al Comune, appunto lo sviluppo del Porto di Trieste, che è un'eccellenza assoluta a livello italiano, un'eccellenza non solo per i numeri ma anche per le modalità, è un'eccellenza perché ha le autostrade del ferro, perché applica a far partire più di 5.000 treni in un anno, perché appunto è un porto con caratteristiche di modernità, perché oggi non basta semplicemente spostare merci, ma è importante anche come si spostano, e il fatto di scegliere la via del ferro, la cura del ferro come modalità essenziale rende Trieste anche un esempio per tutto gli altri porti italiani. Quindi gli investimenti previsti sono quelli che servono a fare Trieste sempre di più una delle due principali porte di accesso al sud Europa. L'altra è ovviamente il sistema occidentale, il sistema Ligure, ma questo è davvero uno dei porti più importanti d'Italia, è la porta d'accesso per le merci al sud Europa, all'Europa dell'Est, è al centro di due importantissimi corridoi europei, e quindi la centralità di Trieste, che era stata in un qualche modo perduta negli ultimi decenni, si recupererà e sarà sempre più un'opportunità per questo territorio. Lei parlava di autostrade del ferro. Sì. E per quel che riguarda invece il trasporto delle persone, l'alta velocità al momento si ferma ancora a Mestre, sono stati annunciati della velocizzazione della linea, quando ci sarà? La velocizzazione della linea è già finanziata, quindi si sta già procedendo. Noi abbiamo fatto un ragionamento di valutazione, di revisione progettuale di tutti i progetti in corso, perché vogliamo fare presto, vogliamo rendere le linee italiane tutte, a tutti i livelli, da nord a sud, subito linee veloci, cioè con velocità superiore ai 200 km orari. E quindi gli investimenti sono già previsti, già fatti, e adesso è stato solo di attendere che gli investimenti previsti si concretizzino con i lavori. L'altra grande partita per Trieste è il Porto Vecchio, dove siamo in questo momento, chiaramente fondamentali gli investimenti da parte dei privati, ma anche il governo dovrà fare la sua parte. Sì, assolutamente, siamo molto orientati a questo. Questa è una sfida per tutta l'Italia, non solo per la città di Trieste, ma per tutta l'Italia. Il recupero di questi patrimoni storico, artistici, culturali è una sfida per tutta l'Italia. Ne abbiamo già discusso col ministro Franceschini, con le forze politiche, ne abbiamo già discusso con la regione, col comune, quindi stiamo procedendo in questa direzione, si stanno attendendo gli studi appunto preliminari, ma certamente il governo ci sarà sulla riqualificazione del Porto Vecchio.